Ciao Ariete, benvenuto sul mio YouTube canale di Talent Stalter Roba che ci sto benvenuto su questa lettura per metà gennaio 2024. Ti chiedo Ariete, non far forzare questa lettura. Se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se è una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio infobox. Adesso vediamo cosa succede per te. Se hai un Ariete, un ascendente, una luna, una Venere, qualunque pianeta in cui un Ariete, può essere questa lettura può far per te. Iniziamo. My love team, datemi per favore il mio Ariete. Il sole. La personalità e gemelli sotto il mazzo, la comunicazione. C'è una cosa che ti vuoi esprimere, Ariete. Sei in una fase, la dico, questa sono io e non faccio, e non faccio come si dice, sconti a nessuno, una cosa così mi viene. Sei molto chiaro in questo momento. Dammi il sole, my love team. L'emozionalità e il movimento, sì, e awareness sotto il mazzo, sei chiara, perché tu dici, siccome la dico, tanto è sempre sbagliata, la faccio così è sbagliata, se la faccio colà è sbagliata, allora io la dico tanto, tanto non perdo più di tanto. C'è una decisione qua che dovresti prendere, o c'hai delle possibilità come ti vuoi anche esprimere o come potresti riintraprenderla. 5 e 2 è un 7, porta, sì, 5 e 2 è un 7, perciò è come tante anche opzioni, no? Di intraprendere qualcosa che ti è importante in questo momento. Sei conscia, ok, iniziamo. Dammi per favore il mio ariete, wow, l'imperatore che sei tu, il focus, il ragazzo di bastoni, il ragazzo di denari, quel passato, dammi il futuro, the hermit. Dammi l'ostacolo, dammi l'ostacolo, 6 di spade, così puoi aspettare la forza. Cosa viene nascosto da te? 7 di coppe, come ho già detto. Dammi il generale, 5 di spade. Ok, le malelingue e il cavaliere di coppe sotto il mazzo. Allora, sì, stiamo parlando di malelingue, stiamo parlando di gossip. Quando ci sono delle circostanze nella vita che come la fai, fai sempre sbagliato, no? La sappiamo un po' tutti questa situazione. Non so di cosa si sta parlando in questo momento, non me lo sai esprimente, però la comunicazione la vedo, perché tu con l'imperatore e il ragazzo di bastoni per il focus, tu dici mi riprendi la responsabilità, però non più di tanto. Quello che è giusto me le prendo. Ragazzo di denari per il passato. È come che ti stai aprendo in qualcosa tipo sono nuova in questo settore o mi viene come nuovo. Vorrei imparare, interagiamo a imparare, no? Però dal ragazzo di Denari ad arrivare all'imperatore si è arrivata, come che mi dici ho dovuto imparare, ho dovuto diventare grande subito. Non mi hanno dato nessuna opzione per maturare gradualmente. Da bambino o da ragazzo subito alla maturazione. The Hierophant, questo è come che in tutto un tratto tu ti stai creando il tuo carattere e non vai più a compromessi. Sei di spade per l'ostacolo. Ti è difficile avere buoni, tipo una mente un po' chiara, no? Ma anche un po' di pace, un pochettino in questo momento ce l'hai. La forza cosa ti puoi aspettare? Cioè, il coraggio non ti manca per niente. E cosa viene nascosto da te? Ariete, tante opzioni. È come un carattere che ti stai cominciando a manifestare, e con questo nuovo carattere hai tante opzioni. Ho tante possibilità come, non so se è anche uno studio, può essere anche se stai studiando, ma non la vedo come, non lo so, vediamo, vediamo. La vedo più come un insegnamento di vita. Dammi 5 di spade. Il matto che sei tu, l'eremita che è vergine e la luna che è pesci. Il ragazzo di denari lo prendo qua. Ho la sensazione, Ariete, come che c'è stato o ti sta, ne è nascosto qualcosa da te
È nascosto, qualcosa viene nascosto, no? Ed è come che tu adesso l'hai capito. O è come quando qualcuno si dimostra per quello che è e in tutto un tratto viene allo scoperto. E con questo gesto che questa situazione energia ti dà, è come che dici, ok, sei venuto allo scoperto. Adesso so almeno dove mi trovo. Non lo so, qualcuno si sta mettendo allo scoperto. Certamente può essere anche tu, Ariete, che ti stai mettendo tu allo scoperto. Vediamo, dammi l'imperatore, la regina di denari, 5 di denari, l'asso di bastoni, dammi il ragazzo di bastoni. Nove di bastoni, tre di coppe e tre di spade. Qualcuno si sta mettendo, è una situazione o persone che tu non ti stai immaginando che sta arrivando nella tua energia. Ariete, dieci di coppe. È stato lasciato qua qualcosa, no? O sta per lasciato qualcosa e tu dici se io mettiamo caso sei stata tu a lasciare, no? Un qualcosa importante. Tu dici io me le prendo responsabilità fino a un certo punto, no? Fino a un certo stato. Perché tu mi dici ci sono delle situazioni come che ti stanno venendo come delle voci nella tua energia che è per niente così come è andata. E tu mi dici perché le persone, circostanze, situazioni devono mettermi in cattiva luce, no? C'è qualcuno qua come che ti vuole mettere in cattiva luce e tu lo stai cominciando a capire, lo stai, le voci ti stanno arrivando, Ariete. È come che tu mi confermi, ma con chi sono stata allora tutto questo tempo? Con chi ho interagito allora con tutto questo tempo? Chi ha avuto allora veramente davanti, no? Dammi The Hierophant. Hierophant di nuovo, 6 di spade, 4 di spade. Allora tu mi confermi che dici io non posso fare più niente, per questa situazione non posso fare più niente. Cosa posso fare? Sicuramente proteggermi. Almeno provare a andarmene via, no? Energeticamente tranquilla, serena, e come vuoi, come dici, devono calmarsi per forza adesso le acque. Se mi metterei io del mio, creerei solamente più casino. Dammi 6 di spade per l'ostacolo, 5 di bastoni, 7 di bastoni e il risveglio, mamma mia. Quante cose che vorresti dire. E ti posso dire anche ti posso dare un consiglio, Ariete? 8 di coppe, non dire niente, se te lo posso dare il consiglio, chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Perché alla fine, no? Una botta e risposta, no? Alla fine poi non ci si esce più da questo, no? Da questa, diciamo, energetica guerra. Non te lo fa fare, che te lo fa fare? Gioia, non lascia stare perché è come che qualcuno sta cercando la provocazione, vuole la tua reazione per qualche cosa che probabilmente non ti appartiene. Dammi 7 di coppe, per cosa viene nascosto dall'ariete? Ah. Tre di bastoni, il diavolo e la regina di bastoni. C'è questa situazione, non so chi è questa persona, devo dire, può essere un amico, può essere un'amica, può essere un collega, può essere un familiare, può essere anche certo, può essere anche qualcuno che ha interagito romanticamente, però questa persona, come ho già detto, questa energia ti vuole provocare, vuole avere una reazione, è come che sa, questa persona sa se vieni. Provocata in una certa maniera e tu rispondi. E invece là è il bello, non rispondere.
rompi, no, questo karma, rompi questo pattern, no? Ogni volta che si fa sempre la stessa cosa, perché è come che qualcuno si aspetta una reazione dalla tua parte. Dammi la forza, per cosa si può aspettare. Ariete, 8 di denari, la torre e 6 di coppe. È difficile, è difficile. È difficile dire di no, è difficile. Se il cavaliere di spade si è incazzata, sei o incazzato perché dici io ci credevo tanto a questa situazione. Però sai così almeno che tutti i nodi vengono al pettine, tutti i nodi. Perché tu è come che non ti puoi mai immaginare o non ti stai immaginando che una situazione persona potrebbe metterti in questo stato, no? Però credimi, più sei tranquilla e più sei cauta e non reagisci alle provocazioni, tutti i nodi verranno a pettine e sarà più facile per te andare avanti, no? Spero che capisci cosa voglio dirti, Ariete. Non metterti allo stesso livello, diciamo così. Dammi per favore, un consiglio. Cavaliere di denari, 7 di coppe e 9 di coppe. Sì, è il re di coppe sotto il mazzo. Perché tu dici, almeno io ho provato veramente tutti i modi, no? E veramente ci stai provando tutti i modi per andare tranquillamente. E tu sai nella direzione giusta. Perciò non cominciare anche, no, a interagire per questa guerra energetica, ma vai per il tuo, vai, no? Vai per la tua strada che... sarai più tranquilla, sarai più serena. Si parla qua di serenità, che un giorno poi questa situazione si calmerà e poi può essere, non deve essere così per sempre, no? Però per adesso vai tranquilla, vai serena e fatti la tua strada, che poi le acque si calmeranno sicuramente. Ariete, un like per favore se ti è piaciuto. Noi ci vediamo molto presto. Un caro saluto dalla Toluana e ciao ciao.